Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero, ma non soltanto. Oggi infatti ti parlo di Pranic Healing, questo straordinario metodo di autoguarigione, di trattamento energetico che proviene da culture lontane, e in questo breve video cercherò di spiegarti che cos'è, come funziona e quali sono i benefici che ne puoi trarre. Iniziamo fra un po'. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Dunque, Pranic Healing, iniziamo proprio dal nome stesso, guarigione pranica. Che cosa significa? Questo straordinario metodo di guarigione, autoguarigione, trae le sue origini dagli studi, dagli approfondimenti eseguiti da Master Choa Kok Sui, un maestro filippino, non più su questa terra dal 2007. Io sono fra coloro che ha avuto l'onore e la fortuna di avere degli insegnamenti direttamente da lui, fin tanto che fu appunto su questo pianeta. E questo straordinario metodo che abbiamo ereditato grazie ai suoi approfondimenti opera sui corpi energetici di cui è costituito il nostro essere. Iniziamo a operare con questo metodo di guarigione sulle cosiddette aure. Le aure sono degli specie di uova energetici che circondano tutto il nostro corpo fisico, proprio al di là della parte tangibile che siamo abituati a percepire del nostro corpo, e tutto sommato anche nella nostra cultura occidentale, secondo certi insegnamenti del cristianesimo gnostico esoterico, se pensiamo un po' alla rappresentazione dei santi che abbiamo ereditato dagli artisti dell'epoca, che venivano rappresentati con questa aureola, il nome stesso aura aureola ci ricorda questa assonanza di significato, in quanto appunto queste figure importanti appartenenti alla nostra cultura occidentale, nel loro elevarsi verso il divino, appunto sviluppavano particolarmente questa aura, queste chakra. Andremo fra un po' a approfondire cosa significa chakra, soprattutto nella parte alta, nella parte della testa, che è appunto più collegata con gli aspetti appunto divini. Dicevamo, Pranic Healing è uno straordinario metodo che induce l'autoguarigione, aiuta l'autoguarigione. L'operatore, io come altri miei colleghi, operiamo attraverso le mani. Le mani come metodo per riuscire a proiettare le energie, anche togliere le energie che non vanno bene. Adesso cerchiamo di capire la differenza del Pranic Healing rispetto ad altri metodi di interazione con le energie. Il nostro interagire costante nell'arco della nostra esistenza, durante la nostra giornata con il mondo esterno, avviene infatti non soltanto attraverso la percezione che noi abbiamo con i nostri cinque sensi, il tatto, la vista, l'olfatto, l'udito, il gusto, ma anche attraverso questi corpi energetici, le aure e i cosiddetti chakra, ovvero delle ruote, dei vortici di energia. Dobbiamo soprattutto alla cultura yogica lo studio, la consapevolezza di questi particolari organi energetici di cui ognuno di noi, anche gli animali, sono provvisti, e soprattutto per la loro importanza. Il Pranic Healing, come anche altri metodi di trattamento e di guarigione, interagisce in maniera molto importante con questi vortici di energia e con le aure. Qual è una peculiarità del Pranic Healing? Queste aure, questi chakra, nel loro continuo interagire con l'esterno, sono un po' come i nostri polmoni fisici. Infatti, se io respiro, io non posso incorporare altra aria fin tanto che non espiro, quindi non nel processo di respirazione fisico, fin tanto che non butto verso l'esterno l'aria, e quindi ho attivato tutta una serie di processi biochimici all'interno del mio corpo fisico,
prima di poter nuovamente respirare. Su un piano energetico anche le aure, anche questi chakra, operano allo stesso modo, ovvero assorbono l'energia dell'esterno, energie di vario tipo, la elaborano all'interno del corpo energetico e quindi la espellono verso l'esterno. Qualora questo delicato equilibrio venga alterato, inizia a manifestarsi dei sintomi dapprima su un piano non percepibile fisicamente. Possono essere delle alterazioni psichiche, psicologiche, emotive, mentali. Via via che questo squilibrio dovesse permanere su questo piano energetico, è possibile che si manifestino anche dei disturbi anche più importanti, più gravi, fin tanto di venire le cosiddette malattie dal punto di vista fisico agli organi, alle parti del corpo che poi necessitano appunto della cosiddetta terapia. Non è questo però appunto il tema di questo breve video. Il pranic healing quindi fa un distinguo di categorizzazione di questo tipo di energia che è reperibile all'interno delle aure, all'interno di questi chakra, di questi vortici d'energia, ritenendole fra virgolette energie congeste. Per fare un paragone un po' semplice come quello che ti ho fatto prima a proposito dei polmoni, è come avere un secchio d'acqua. Nel momento stesso in cui noi possiamo sempre con le mani dare energie, lo possiamo fare in maniera equilibrata, in maniera opportuna, soltanto se prima vuotiamo questo secchio d'acqua che magari può essere torbida e poi la riempiamo con acqua pulita. Attenzione, una cosa che non ti ho detto, per quanto il nome possa essere molto simile, pranic healing non significa pranoterapia. Il pranoterapeuta infatti impiega la propria energia personale, mentre il pranic healing induce l'operatore, induce me come operatore a far fungere da canale di un'energia attorno a noi, quindi un'energia cosmica, un'energia naturale esterna, quindi non è la mia energia, ma io fungo da canale per proiettare su di te, sulla tua aura, sui tuoi chakra, questa energia con un'intenzione ben precisa, appunto dopo aver prima provveduto a pulire, fare uno scanning di queste aure, di questi corpi energetici, di queste chakra, per poi opportunamente energizzarli al fine appunto di indurre un riequilibrio e poi appunto a scalare un processo di guarigione di quelli che possono essere dei disturbi. Ricordiamo che i chakra nello studio, nell'applicazione del pranic healing, sono non soltanto quelli classici, oggi non ho intenzione di addentrarmi su dettagli eccessivamente tecnici, ma se hai della conoscenza inerente allo yoga, non sono soltanto i 7 classici chakra noti appunto nello studio dello yoga, ma ci sono anche dei chakra secondari, non meno importanti, che appunto sono collegati con il processo di guarigione. In realtà il nostro corpo ha infiniti chakra, mini chakra, che sono ciascuno per ogni cellula. Noi appunto anche col pranic healing potremmo operare sui chakra dei singoli organi e quindi andando sempre più nello specifico. Quindi oltre ai 7 classici ce ne sono molti altri semi principali importanti su cui viene fatto questo trattamento energetico per riportare questo equilibrio. Per fare degli esempi molto importanti e per fare questo distinguo appunto che ho appena illustrato riguardo allo yoga, possiamo dire che per il pranic healing questi chakra principali, come può essere innanzitutto il chakra del cuore, il chakra che in un certo senso divide i chakra superiori da quelli inferiori, sono visti come vortici di energie a doppio senso. Abbiamo un vortice anteriore a forma di cono e un vortice nella parte posteriore del corpo. Quindi si opera sia sul chakra che dà, il chakra che come dire, è verso l'esterno nella parte anteriore, quindi nella parte attiva nel nostro vivere le emozioni più elevate, ma anche in quello che è il chakra posteriore, quindi il subire, il percepire passivamente quelle che sono appunto queste emozioni più elevate. Parliamo di amore, amore dato o amore ricevuto. Analogamente il chakra il chakra solare, collegato con determinati organi anche fisici, ha lo stesso significato, la stessa valenza, quindi l'emozione su un piano un po' più, come dire,
basso, fra virgolette, quindi vissute in attivo, quindi emozioni vissute, o emozioni nel lato posteriore percepite. Questo vale per tutti i chakra, che nella pratica del pranic healing vengono trattati, vengono verificati nella loro funzionalità e quindi semmai puliti e quindi energizzati se necessario. Banalmente anche nella nostra cultura, nei modi di dire popolari, in certi modi di dire, quando si dice c'ho un nodo in gola oppure c'ho un nodo allo stomaco, per rappresentare una significativa alterazione di quello che è un'emotività, un'emozione, un modo di esprimerci, oppure non so, come dicevano i nostri nonni e nipotini, mi fai venire un fegato così, cioè sono tutte modi di dire facenti parte della nostra saggezza popolare, che in un senso energetico hanno veramente una valenza, un significato che non è soltanto un modo di dire, è un qualcosa che si ripercuote davvero su un piano energetico, sull'equilibrio di questi chakra, di queste ruote di energie, che nel momento stesso in cui riceviamo o esterniamo su un piano emotivo, su un piano mentale, determinate emozioni, determinati pensieri non equilibrati, sono in grado appunto di portare uno squilibrio a questi incredibili e meravigliosi mezzi di scambio con l'esterno, questi chakra, e conseguentemente anche sulle aure. Ecco, non voglio appunto addentrarmi, ripeto, eccessivamente in dettagli tecnici, però appunto questo è un po' il metodo di come funziona il pranic healing, ovvero proprio con le mani si provvede a pulire questi chakra, a togliere ciò che non serve più e che non ha ragione di esistere, che quindi non consente a queste ruote di energie di funzionare correttamente, e quindi che si proietta con un'intenzione ben precisa un'energia per riportarli in equilibrio, riportarli a funzionare in maniera corretta. Fin qui tutto può restare quasi un po' astratto, quasi un po' impercettibile, no? In realtà su un piano fisico una delle cose più semplici, senza addentrarci in problematiche agli organi del nostro corpo interni, del nostro tronco ben precisi, appunto uno dei disturbi più classici è il cosiddetto mal di schiena. Beh, però ci sono mal di schiena e mal di schiena, già nella posizione che può essere dorsale, sacrale, nella zona diversa della schiena, dove non a caso appunto sono posizionati questi chakra, queste ruote di energie, soprattutto appunto del lato posteriore, c'è appunto una corrispondenza, un significato, una visaglia che ci può essere appunto una condizione di squilibrio che ormai si è già protratta fino ad arrivare sul cosiddetto disturbo fisico, sul cosiddetto mal di schiena. Quindi operando su questi chakra, queste ruote di energie, è possibile riportare un equilibrio a livello energetico, con un conseguente miglioramento e incremento della possibilità, dal punto di vista ormai fisico, di riportare un'assenza di dolore, un'assenza di fastidio, e quindi un miglioramento anche su un piano fisico. L'obiezione, magari qualcuno può dire, sì, ok, però nel momento stesso in cui io traggo un giovamento da questo tipo di guarigione, anzi di autoguarigione, perché è un metodo che induce il tuo corpo energetico ad autoguarire, come me ne vado dalla seduta che puoi fare da me e ritorno nella situazione di prima, nei contesti di vita personali, familiari, professionali, di interazioni con gli altri, e torno al punto di prima? C'è un fondo di verità in questa obiezione, ma se potessimo fare una sorta di metafora, è un po' come vivere una sorta di nebbia. Nel momento stesso in cui energeticamente c'è veramente questa sensazione di chiarezza, di lucidità, è come emergere dalla nebbia, mettere la testa sopra le nuvole e avere una percezione, una visione delle proprie situazioni di vita, della propria condizione, delle proprie scelte che è possibile fare, finalmente differente. Poi chiaramente appunto c'è il libero arbitrio, ognuno continua a fare le scelte che desidera, un po' come nei miei oroscopi, visto che appunto questo canale parla di astrologia, cioè gli astri si muovono, gli astri danno delle energie, però poi l'arbitrio, il libero arbitrio spetta sempre a noi. Lavorando su un piano energetico, nessuno potrà mai sostituirsi a te nel processo di guarigione, di autoguarigione.
potrai ricevere delle chiavi, potrai ricevere una spinta, potrai avere questa possibilità, ripeto, a mettere questa testa fuori dalla nebbia, avere una lucidità, avere questo cielo terso tutto attorno a te, proprio a livello energetico, e a quel punto lì avere la capacità, la possibilità di emanciparti da tutti quei comportamenti, quegli atteggiamenti, quelle scelte, quelle modalità che ti hanno portato precedentemente in questa situazione di squilibrio. Poi chiaramente è una tua scelta, se vuoi perseverare in tutto questo percorso e ricadere in una situazione di squilibrio, chiaramente è una tua libertà, però a quel punto è una tua, come dire, scelta di prendere una via o prendere l'altra. Questo è un procedimento che chiaramente può avvenire in maniera rapida oppure gradualmente in tempi più lunghi, insomma. Nel momento stesso in cui appunto puoi venire da me o da altri operatori dei pranic healing come me, ma io parlo per quello che è la mia esperienza che posso trasmetterti, un effetto è sicuramente questo. Se hai queste problematiche, per esempio, ho fatto l'esempio del mali di schiena che sono magari acute, qualcosa che si manifesta da poco, ti assicuro che ci sono stati appunto dei casi persone che si sono rivolte a me che hanno avuto dei giovamenti molto rapidi. Chiaramente su casi cronici il percorso è molto più lungo, ma va di pari passo, come ho detto poco fa, con questo discorso di consapevolezza, di emancipazione da parte tua, di atteggiamenti, di comportamenti che hanno portato appunto a questo disturbo a manifestarsi in maniera così solida, così pesante. Quindi questo è un po' in sintesi ciò che rappresenta, ciò che puoi ottenere, i benefici che puoi avere attraverso un trattamento di pranic healing. Quindi la possibilità di riportare un equilibrio dal punto di vista energetico, ma anche soprattutto dal punto di vista mentale, emozionale, spirituale. C'è proprio una sorta di, innanzitutto, pulizia energetica che ti consente appunto di guardare la tua esistenza veramente con occhi nuovi, con occhi più trasparenti rispetto magari a come stavi guardando prima di iniziare questo bellissimo percorso. Io sono molto felice di poter trasmettere queste conoscenze che ho avuto, ripeto, la fortuna di apprendere anche direttamente da Master Choku Ksui, ovviamente sperimentate innanzitutto sulla mia persona, e quindi sono molto molto lieto di poterle offrire, poterle condividere. Direi che come breve spiegazione del pranic healing questo può essere sufficiente. Come postilla ritengo importante nel mio essere professionalmente un geometra, quindi tenere presente anche ciò che sono gli ambienti, ciò che sono il contorno al discorso che ho appena fatto sul pranic healing, e un po' come dire, partendo da quell'assunto di Ermete Trismegisto, come sopra così sotto, come dentro così fuori. E visto che appunto, come magari ben sai se segui questo mio canale, mi occupo di astrologia, tutto ciò che è attorno a noi, il cosmo, si ripercuote anche nel nostro piccolo, nel nostro spazio più piccolo. Quindi una particolare attenzione da me è stata posta anche nell'ambiente in cui faccio queste pratiche, ti offro queste pratiche e svolgo questi trattamenti, cioè il mio studio. La particolarità, un po' senza andare a scomodare paragoni, come può essere una sala chirurgica, come può essere un tempio, una chiesa, una moschea, una sinagoga, è il luogo, l'energia che ha un luogo, la pulizia del luogo, molto importante chiaramente nel caso di una sala operatoria, ma anche nel caso appunto di questi luoghi di culto sacri. Nel mio piccolo ho ritenuto importante, attingendo da altri tipi di conoscenze, creare un ambiente che esso stesso possa essere un contributo, già nel momento stesso in cui ci entri, prima che io inizio a operare con te, a aiutarti a come dire, avere un ambiente confortevole e trovarti a tuo agio. Sono metodi che attingono dalla domoterapia energovibrazionale, dalla radionica, mediante l'utilizzo di strumenti che creano appunto nell'ambiente che ci circonda una sorta di equilibrio e di scambio corretto di energie con l'esterno, facendo sì che l'ambiente stesso sia esso stesso, come dire, protagonista del nostro processo sempre di autoguarigione. Questo è un piccolo appunto che prescinde
dal discorso del pranichino vero e proprio, ma sull'importanza anche del luogo, inteso in senso lato, in cui io svolgo appunto questa mia pratica assieme a te, dandoti la possibilità appunto di poter godere di questo beneficio non soltanto grazie al mio intervento, ma anche proprio a uno studio ben preciso dell'ambiente in cui ci incontriamo. Quindi sei la benvenuta, sei la benvenuta, sei il benvenuto. Se sei un operatore come me e hai piacere addirittura di essere ospitato in questo mio spazio che ti ho brevemente descritto, puoi tranquillamente contattarmi ai riferimenti che trovi qui sotto nel box. E grazie di avermi seguito e se ti fa piacere scrivimi, commenta questo video, se ti è piaciuto mettici un mi piace e iscriviti al mio canale per non perdere nessun aggiornamento.